Per esperienza personale ed anche per esperienze di terze persone, purtroppo devo dire che una relazione a distanza è molto difficile e complicata e nella stragrande maggioranza dei casi non c'è un lieto fine. In questo video ti dirò quello che è il mio punto di vista e ti darò dei consigli pratici per far durare una relazione a distanza il più a lungo possibile. Se ancora non mi conosci, mi presento velocemente. Io sono RD e sono un love coach, presente sul web con rimorchiadonne.com dal 2008 e la mia missione di vita è quella di aiutare gli uomini a saperci fare di più con le donne. Se ancora non l'hai fatto, ti consiglio di iscriverti subito al mio canale e di attivare le notifiche per non perderti i prossimi nuovi video dedicati al mondo della seduzione e la conquista della donna. Siccome non voglio farti perdere tempo e sinceramente nemmeno io voglio perdere tempo, ti dico subito come stanno le cose. Una relazione a distanza può funzionare solo se c'è una forte passione ed una grande intesa, un grande amore, una grande fiducia, soprattutto fiducia da parte di entrambi. Ma una storia a distanza può durare solo per un determinato periodo di tempo. Perché superato un certo limite di tempo, se uno dei due partner non si trasferisce a vivere dall'altro, allora inevitabilmente la storia finirà. Quanto appena detto è il succo di tutto il discorso. Devi abbattere quanto prima la distanza. Tutte le storie d'amore, e questo vale sia per le coppie che vivono nella stessa città, sia per le relazioni a distanza, per durare necessitano di obiettivi comuni da raggiungere insieme. Lottare insieme per una stessa causa tiene unita la coppia, che può essere un qualsiasi progetto, come comprare una casa insieme, dividere le spese dell'affitto, programmare una vacanza o fare un figlio. Se non ci sono degli obiettivi comuni, la relazione finisce. Ed il primo obiettivo comune in una relazione a distanza dovrebbe essere quello di abbattere la distanza. Bisognerebbe progettare insieme un piano che vi permetta di stare insieme fisicamente ogni giorno. Progettare un piano e definire i tempi in cui il tutto possa avverarsi è molto importante perché dà a entrambi un motivo per credere ancora di più nella storia. Ripeto, una relazione a distanza può durare solo per un certo periodo di tempo. Potrai anche sentirti tutti i giorni per telefono, messaggiarti e videochiamarti, ma alla lunga, anche se c'è una forte passione, qualcosa si rompe. Ci saranno inevitabilmente dei litigi dovuti alla distanza. Le cose inizieranno a freddarsi. E in un momento di debolezza, nel momento in cui le cose con te non vanno bene, nel momento di un litigio, c'è sempre qualcun altro pronto e disposto a colmare le tue mancanze. È sempre stato così e così sarà per sempre. In una relazione a distanza occorre tanta pazienza e fiducia da parte di entrambi. Bisogna cercare di vedersi e sentirsi il più possibile e, come ho già detto, definire i tempi e il luogo dove vivere insieme. Quindi, quanto tempo può durare una relazione a distanza? Un anno, due? Se alla fine non si vive insieme, la storia finisce. Non ci sono altre soluzioni, altrimenti vivrai sempre in una relazione precaria. Se ti è piaciuto questo video, ti chiedo la gentilezza di lasciarmi un bel like e non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare le notifiche per non perderti i prossimi nuovi video dedicati al tema della seduzione e la conquista della donna. Se stai vivendo anche tu o hai vissuto una relazione a distanza e vuoi dire la tua e aggiungere qualcosa o non sei d'accordo sul mio punto di vista, scrivimi pure in un commento. Se hai bisogno di una consulenza personalizzata per risolvere i tuoi problemi con le donne e vuoi prendere un appuntamento telefonico dove potrai raccontarmi la tua situazione, clicca il link che trovi in descrizione.
Sempre nella descrizione di questo video trovi altri link per scaricare le mie guide gratuite e i miei corsi avanzati. Cosa importante? Non sono qui per fotterti, ma sono qui per farti fottere.